Francesco Monte a Verissimo riparla di Cecilia Rodriguez, il sentimento c'è e. Francesco Monte, ex tronista e prossimo concorrente dell'Isola dei Famosi, è ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 13 gennaio dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara Silvia Toffanini anche sulla sua ex Cecilia Rodriguez. Francesco Monte, l'Isola dei Famosi? Voglia di rinascita. Monte è pronto per partire per l'Honduras, sono caricato a molla. Non vedo l'ora di spiccare il volo per l'isola. Parto con la voglia di una mia rinascita. Francesco Monte, Cecilia Rodriguez. Una bastonata, il sentimento che è ancora. Lasciato da Cecilia, che ha iniziato una storia d'amore con Ignazio Moser, nel corso dell'ultima edizione di Grande Fratello VIP, Monte confida, è stata una bastonata, provo a seppellire un sentimento che ovviamente c'è. E aggiunge, prendo la partecipazione all'isola come un percorso, per riflettere su quello che è successo. Non vado là per cercare l'amore. In precedenti interviste aveva detto di essere rinato. Ad oggi sta bene perché ha imparato a prendersi cura di se stesso e di fare ciò che gli va. E ha ribadito che è stata una delusione molto grande ma, avendo conosciuto il dolore vero a causa della morte della madre, riesce a dare il giusto peso alle cose. Ad ogni modo ammette di essere una persona molto tesa e di pensare a troppe cose, proprio per questo spera di trovare un po' di pace. Ignazio Moser ha riparlato di Francesco Monte, un ragazzo bellissimo. Ignazio Moser ha ribadito l'apprezzamento per Francesco Monte, sono molto aperto in questo senso, non ho mai avuto problemi nel riconoscere quando una persona è bella, uomo o donna che sia. Sono un esteta. Glielo ripeto anche oggi, Francesco è un ragazzo bellissimo. E sugli attacchi ricevuti da Cecilia Rodriguez sui social legati al suo ex ha aggiunto, il mondo social porta all'esagerazione, nel bene e nel male. L'attaccamento così morboso, alle volte, nei confronti di questa storia è figlio del mondo social.